Da Sandre nasce come associazione Onlus Apartitica No Profit l'11 novembre del 2014 nella città di Ascoli Piceno e si è prefissa l'obiettivo di attuare un risveglio delle coscienze attraverso l'utilizzo di 8 materie, le quali sono architettura, storia dell'arte, storia, filosofia, letteratura, geopolitica, musica e cinematografia. L'associazione è strutturata sul territorio attraverso presentazioni di saggi e libri, Lectio Magistralis, presentazioni di pittura, di architettura e di scultura. E nella parte telematica abbiamo il sito internet dove abbiamo degli articolisti che scrivono per noi e dal 2 febbraio del 2016 ci siamo registrati presso il Tribunale di Ascoli come rivista, insomma. E per questo voglio ringraziare il giornalista Piero Luciani. Perché Da Sandere? Da Sandere letteralmente significa l'altro. Ed è il nome che l'architetto boemo della secessione viennese Adolf Loos dà alla rivista a Vienna nel 1911, il quale però non trattava solamente architettura come singola materia, ma trattava anche costume e società, economia. Dunque, aveva creato nella capitale a quel tempo d'Europa quegli antichi caffè che oggi ahimè sono scomparsi. L'associazione dunque ricalca, riprende il tema del caffè letterario cercando di aumentare la visibilità della nostra proposta culturale ad un pubblico sicuramente più ampio. L'associazione quest'anno ha raggiunto un numero di iscritti di rilievo, i quali ci hanno permesso di strutturare un tema, costruire, abitare, pensare, scritto dalla penna di Alessandro Poli, che duri un anno. E sotto il quale tutti i nostri incontri mensili siano legati a questo unico tema, il quale ovviamente muterà l'anno prossimo. Ciò ci ha permesso di espandere la nostra proposta culturale e stiamo raccogliendo i primi frutti di questo lavoro. Come associazione siamo consapevoli, e soprattutto come presidente sono consapevole che questo è solo l'inizio e c'è ancora molta strada da fare. Ma con mia grande gioia sto iniziando a vedere i frutti di questo lavoro, che è esclusivamente creato per la cittadinanza e soprattutto per dare spazio e visibilità ai giovani, poiché in Italia oggi il problema che hanno i giovani è il problema del lavoro. Dunque questa associazione cerca a giovani professionisti o comunque a giovani artisti, giovani scrittori, di emergere e dargli visibilità. Ogni anno l'associazione pubblica i propri bilanci sul sito internet e per questo un ringraziamento al tesoriere Emidio Ciabattoni, i quali ci permettono di avere un'assoluta trasparenza verso il pubblico che ci segue. Inoltre, essendo Onlus, ogni anno possiamo ricevere il vostro 5 per 1000 al 920568-90442. Essendo un'associazione di libero pensiero, ci reggiamo principalmente sulle iscrizioni e sul versamento del 5 per 1000, il che ci consente appunto di operare questo risveglio culturale. Io ringrazio tutti per l'attenzione, arrivederci al prossimo video. Ciao!